Ciao a tutti ragazzi, sono Evo Libero e vi do il benvenuto su Farming Simulator 2019. Allora ragazzi, io sto registrando praticamente che è giovedì, oggi, quindi io spererei stasera di riuscire a pubblicarvelo questo. Allora, ieri sera ho fatto una live, poi purtroppo ho dovuto staccare un po' prestino ragazzi perché non sono stato, poco bene con lo stomaco, ho avuto un po' di mal di pancia, quindi ho dovuto staccare. Abbiamo piazzato giù, se avete visto che cosa abbiamo piazzato giù, è stata questa qua, che è la fabbrica della Guinness. Allora, volevo piazzarla da un'altra parte, vi dico la verità, però il problema, ragazzi, è che non ho potuto, ma non me l'ha fatta mettere giù, quindi ho dovuto piazzarla qua per forza per farvela vedere. Allora, io cosa dovrei fare? Dovrei praticamente fare una cosa del genere, andare a prendere il nostro camion che dovrebbe essere qui, esatto, qui, e andare a mettere l'acqua all'interno. Quindi, allora abbiamo caricato l'acqua, andiamo subito a vedere quanta ne dobbiamo mettere. Dobbiamo entrare qua dentro, praticamente, come potete vedere sembra quasi una cascina praticamente. È bello perché abbiamo praticamente tutto qua, ok, acqua, scarichiamo, non so quanta ce ne andrà, ma ce ne andrà comunque parecchia, credo, eh. Ok, l'acqua ragazzi l'abbiamo scaricata, adesso possiamo anche magari uscire da questa parte di qua. Tanto c'è un'altra uscita da questa parte, che ok, andiamo solo a vedere un attimino quanta acqua ci va. Dovrebbe dirci, non so adesso dove si vede, dove me lo fa vedere, perché non so, mi dovrebbe dire. Perché non me lo dice qua? Proviamo da fuori. Mi dovrebbe dire quanta roba ci va. Avvicinandosi così mi dovrebbe dire quanta roba ci va. C'è qualcosa che non va. Non so perché non mi dice le cose. Allora, qua no. Oh, ecco qua, ecco qua. Allora, di acqua ce ne va un mucchio, ce ne va tantissima ragazzi, ce ne va veramente tantissima. Ne abbiamo solo 25.000 e dobbiamo metterne almeno 40.000. Quindi mettiamone un altro rimorchio, andiamo a cercare dove è il camion, eccolo qui, allora metto l'acqua ragazzi e ci vediamo dopo per il carico del frumento. Allora ragazzi, siamo sul nostro Deutz, andiamo subito a prendere questo e ragazzi andiamo a caricare il nostro frumento, così inseriamo il nostro frumento all'interno della nostra fabbrica e vediamo di farla partire.
Non ne abbiamo tanto, ragazzi, ne abbiamo solo 21.000, ma va bene per il momento. Adesso speriamo che non crei, dei problemi, perché se crea dei problemi, ragazzi, purtroppo dovrò poi staccarla. Io comunque questo video ve lo faccio perché è giusto che vi faccio vedere tutto. Però se dovesse creare dei problemi o laggare da fare schifo, ragazzi, sono obbligato per forza. Ok, e va praticamente messo da questa parte. Come potete vedere, mi dà il segnale e noi scarichiamo. E sentite che la fabbrica è partita. Ok, adesso usciamo col nostro trattore fuori. Ok. E andiamo a vedere all'interno come funziona tutto l'ambaradan. Ok. Allora, ecco qua. Vedete, ragazzi, che c'è già la nostra Guinness pronta. Ok. Vedete, sicuramente ci metterà un po', ci metterà un pochettino sicuramente a, riempirsi, però si guadagna moltissimo con la Guinness. Adesso comunque il frumento noi dobbiamo pensare che ci serve per tante altre cose, mentre di qua, come potete vedere, se noi mettiamo la fabbrica del cartone, ragazzi, dobbiamo mettere per forza poi anche il cartone, vedete? Questi sono già i trigger, è già il trigger apposta per il cartone, vedete? E in più, volendo, c'è anche quello per i pallet, e cartone, ok? Quindi se mettessimo le fabbriche del pallet e le fabbriche del cartone, ragazzi, qua abbiamo poi tutto. Adesso lasciamola funzionare. Andiamo subito, qua come potete vedere c'è l'omino, vedete che sta caricando tutto l'ambaradan, sopra ha un furgoncino, che è un po' un furgoncino fatto un po' così, ragazzi, però qua c'è un BMW, oltretutto carino come BMW, qua c'è un altro BMW e qua c'è un Volvo. Come macchine lì ci sono delle belle macchine. Allora, andiamo intanto a fare una bella cosuccia, perché poi, ragazzi, devo iniziare poi a vendere qualcosa, ma mi porterò avanti io. Devo, allora, intanto facciamo così, riempiamoci questa e incominciamo ad andare a portarla di là, perché dobbiamo andare a liquamare il tutto. Ecco, subito sono andato contro al trattore. Adesso gli dobbiamo dare il liquame. Vadi, signore, vadi. Andiamo a prendere il nostro Massi. Intanto diamogli via a questa, no, questo lo carichiamo dopo. E questo è il Massey Ferguson. Andiamo subito a caricare la nostra calce bianca, che dobbiamo andare a dargliela di là. Allora, calce bianca caricata, andiamo subito a portare il nostro Massey di là, perché poi pian piano, ragazzi, dobbiamo incominciare anche a arare il tutto, perché se no siamo nella M più totale. Allora, intanto noi dobbiamo partire da qua. Dobbiamo partire da qua. Quindi
ci mettiamo esattamente qui, eccoci qua. Allora, noi gli diamo il via con la nostra calce bianca, scendiamo un attimo, andiamo a prendere questo perché ci serve da portare via, quindi così, e andiamo a portarlo immediatamente di là. Dobbiamo, ecco ragazzi, come potete vedere si è andato a incastrare il nostro trattore della, con la buta, con la cisterna del, del liquame. Ci sono tante volte, ci sono questi operai che sono rimbambiti, deve fare il giro da New York, veramente da New York, per andare a portare tutto l'ambaradan. Ma porca di quella miseria, ragazzi. Ok, allora scarichiamo un attimo e poi andrò a vederlo dopo. Ok, perfetto. Allora qua ci siamo, andiamo subito di là nell'altro campo dove noi abbiamo la mititrebbia, ragazzi, ragazzioni. Allora, eccoci qua sul nostro campo. Qua abbiamo la mititrebbia che sta tagliando colza, quindi iniziamo a scaricare il cassone della mititrebbia, quindi gli mettiamo il nostro carro sotto, il nostro rimorchio, lui scaricherà, e noi andiamo a recuperare quel pistolone di un trattore che si è andato a incriccare. E come sempre noi dobbiamo per forza fare di testa nostra, e infatti sono andato anche a sbagliare a girarmi, quindi devo far così e così, come possiamo vedere. Perfetto, ci siamo, quindi diamogli il via e voilà. Adesso andiamo a prendere l'altro trattore immediatamente, questo Kist, e andiamo subitissimo a caricare, a riempire la nostra cisterna. Ok, allora, come potete vedere la cisterna tiene 55.000, possiamo andare via e andiamo a portarla dove c'è il nostro trattorazzo che si sarà incastrato la seconda volta, oppure no, perché forse dovrebbe essere mezzo, dovrebbe essere vuota la cisterna, quindi andiamo a vedere di andare a dargli un pieno di sghinga, cosiddetta sghinga puzzolente. Allora, qua ce la possiamo fare, ragazzi. Vai, trattore, vai, che ce la puoi fare, vai. Ragazzi, 500 cavalli, a parte che abbiamo 55.000 litri, abbiamo deve essere un bisonte sto trattore per tirare sta cosa. Comunque, ce la possiamo fare. Ecco, come potete vedere è fermo, quindi io con questa cisterna, come avete visto, tengo fermo il trattore, quello lì, mi affianco. È vero, sì, perdo un pochettino di tempo così, però è molto comodo, ragazzi, non ho da spostare tutto l'ambaradan, lui si riempie, e questa è molto comoda, sta buttata qua, è leggermente più piccola di quella che avevo preso all'inizio, perché solo che l'altra aveva la barra da dietro, larga 14, mi sembra, mentre qua spruzza 17, circa 17 metri, quindi è un po' più largo, però ne tiene anche un po' meno, questo qua ne tiene 18.500, mentre l'altro, ragazzi, teneva 20.000, ma non è che mi interessi più di tanto, perché intanto ce la facciamo lo stesso, ed è molto comoda lo stesso, quindi non è un grosso problema.
Ok, qua è a posto, andiamo un pelo avanti e diamogli il via di nuovo. Ok, cambiamo, andiamo subito a vedere. La mia D3 è quasi piena, non c'è problema. Questo qua, io credo che abbia quasi finito. Sì, ha praticamente finito. Vediamo un attimino quanto mi rimane sul bordo. Mi rimarrà un pochettino, però credo che riesca a no, ce la fa, ce la fa. Prende tutto, ragazzi. Dobbiamo solo vedere là in fondo come ha fatto, perché così almeno liquamiamo anche sto pezzo qua, liquamiamo tutto. Di là sicuramente ci va la nostra Ok, allora facciamo così intanto e diamogli via un attimo e così recuperiamo un attimo sto pezzettino qua. Non coprirà qui dove c'è questo poco di ambaradà, ma chi se ne frega. Andiamo in fondo qua, così almeno lui è tranquillo e abbiamo fatto tutto quello che c'era da fare. Molto bene. Ok. Perfetto, chiudiamo qua e poi dobbiamo vedere solo se là dove c'è la nostra metitrebbia e dove c'è l'altro campo da tagliare, se c'è da mettere la calceviva. Adesso andremo a vedere. Non ti arrampicare così. Ogni tanto mi lavia un pochettino e pianta delle sguisciate il trattore pazzesche, quindi non riesco. Allora, qua ci siamo. No, allora facciamo che fermarci un attimo qua. Andiamo a vedere qui, scendiamo 2 secondi. Calceviva richiesta, esatto. Quindi sia qua che di là dobbiamo andare a mettere la nostra calceviva. Allora, andiamo a vedere un attimino. Inseriamo il nostro trattore qua sotto e ragazzi, dobbiamo ricordarci di portare almeno un rimorchio per ogni allevamento di maiali, quindi un rimorchio per uno, un rimorchio per l'altro. Intanto diamo un'occhiata alle nostre animalozze, che i maiali, come potete vedere, siamo quasi tutto sul verde, manca solo un po' d'acqua che poi gliela daremo. Frumento e orzo purtroppo non ne abbiamo più, però vedo che stiamo abbastanza bene. Colza ne buttiamo un rimorchio, quindi rimaniamo sempre sul giallo. Di questo lo stesso, siamo abbastanza a posto. Le mucche siamo sul verde, manca solo un pochettino d'acqua, non è un grosso problema. Quindi totale razione mista. Possiamo mettergli un rimorchio, poi lo andiamo a mettere, ragazzi. Quindi non è un grosso problema. Allora, io adesso direi di fare una cosuccia. Prendiamo anche questo qua. Ci siamo. Stavo però pensando, ragazzi, di venire qua con l'altro camion con l'altro camion per caricare tutto. Allora facciamo così, perché almeno così carichiamo tutto insieme. Dobbiamo andare a prendere. Questo lo spostiamo, dobbiamo prendere l'altro camion. Intanto dobbiamo anche andare a dargli una controllata alla nostra farina, perché ok, qua ci siamo. Dobbiamo dargli magari un po' di razione mista alle mucche.
Molto bene, caricata la razione mista, andiamo subito a scaricarla alle nostre mucchette. Come potete vedere adesso è molto comodo perché abbiamo un rimorchio una volta ogni tanto da dare, quindi non è un grosso problema. Ok, scarichiamo un attimo, tanto ci mette molto poco. E boom, così siamo praticamente tranquilli. Allora, qua ci siamo, perfetto. Erba eccetera la dobbiamo fare perché non ne abbiamo praticamente più, ma non la facciamo adesso. Andiamo subito a prendere allora la nostra Meditrebbia qua a far neutro. Allora, noi qua ragazzi abbiamo la nostra Meditrebbia, molto bene, lui qua come sempre salta i pezzettini, ma non fa niente perché noi adesso le andiamo a tagliare. Eccoci qua, ho abbassato un po' troppo presto, ma va bene lo stesso. Perfetto. Ok, ragazzi, noi qua ci siamo, andiamo a piazzare la Meditrebbia da questa parte, tanto c'è sempre la sgnampolatrice vivente qua, Ok. Perfetto, ci siamo. Allora, abbiamo la nostra cisterna qua, andiamo subitissimo a riempire la cisterna del liquame nell'altro trattore, tanto non è un grosso problema, che oltretutto dovrebbe avere finito, però dai, mamma mia, si ferma dopo un'ora e mezza. Allora, liquame, sì, qua ce n'è pochissimo, quindi va bene, lo lasciamo così, tanto abbiamo liquamato tutto. Andiamo subito a dargli di là via. Intanto andiamo a riempire questa qua, di cisterna. E come potete vedere, piano piano, ragazzi, abbiamo praticamente vuotato, cioè vuotato, abbiamo liquamato anche questo campo qua, Adesso andiamo a liquamare, iniziare a liquamare l'altro. Così poi iniziamo anche ad arare. Ok. Molto bene. E vai. Perfetto. Ok, allora. Dobbiamo iniziare poi a arare ok, vabbè, qua poi la vuoteremo, ragazzi, adesso voglio aspettare, tanto incominciamo anche a metterci sotto con questa e fare che farla riempire, perché poi intanto dobbiamo vedere tutto l'ambaradan. Mi sono dimenticato di andare a vedere, anzi qua scendiamo un attimo e prendiamo questo camion. Non hai capito, io voglio il camion. Ok, perfetto. Non la camia, la chimia, la cumia. Molto bene. Qua ci siamo, dobbiamo portare anche la sghinga di qua, ragazzi, le tamazzo, perché ho fatto il pieno, avevo fatto il pieno dappertutto e siamo senza
praticamente senza letame. Quindi, wow, testa coda, ragazzi. Perfetto, perfetto. Nella realtà avevo distrutto il camion. Camion, rimorchio, eccetera, eccetera. Avevamo distrutto tutto nella realtà. Andiamola con questo camionazzo qua, perché almeno così possiamo caricare tutto quello che c'è da caricare. Ok. Perfetto, mi metto qua. Dobbiamo andare a vedere adesso la nostra farina, quanta ce n'è. Ce n'è un bel cane solo, ragazzi. Abbiamo bisogno di farina, sbritti, farina 85%. Mamma mia, ci mette 20 milioni di anni per fare un pieno. Allora, intanto, ragazzi, qua possiamo dargli il via a riempire. Quindi facciamo così e lui riempirà il tutto. Così almeno quando arriva è pronto, eccetera, eccetera. Andiamo un attimo su questo e diamo il via anche a riempirsi questo, così almeno si riempie anche questo. E ragazzi, qua siamo abbastanza a posto. Allora, vi faccio solo vedere una cosuccia che adesso andrò poi a prendere in qualche modo, vedere se è possibile prenderla con il fuoristrada, ma ne dubito. Devo vedere, non così, ma così. Anzi no, andiamo, sì, andiamo con questo, ragazzi. Andiamo a prendere il nostro per un pelo. Andiamo a prendere il nostro carrello. E forse non è ancora. Non abbiamo ancora messo niente sopra. Abbiamo l'altro, andiamo a prendere l'altro, dai. Prendiamo l'altro, tanto anche se è piccolino chi se ne frega. Dovrebbe fare i 28 all'ora anche questo, quindi potrebbe andare bene lo stesso. Sì, più o meno 27 all'ora, quindi 27-28 cambia niente. Allora ragazzi, eccoci qua al nostro concessionario e volevo, ragazzi, andare a prendere, no, questa cosa qua. Vediamo un attimo se la trovo qua. No, allora questa qua poi ci servirà, però adesso no, dobbiamo andare a vedere forse qua nelle varie. Esatto, eccolo qua, ragazzi, il traspalle elettrico. Beh, io direi che così può andare bene. Perfetto. Molto bene. Allora andiamo un pelo avanti. E voilà, scendiamo giù. Allora, l'ho caricato, facciamo in questa maniera, speriamo che non cada giù, e andiamo, ragazzi, di là dove abbiamo la nostra dove abbiamo la nostra fabbrica di birra.
Allora ragazzi, eccoci qua, ritorniamo ad avere la nostra visuale su questo e ragazzi andiamo a fare una prova. Come potete vedere ragazzi se la vasca c'è abbastanza, fa circa 18 all'ora. Allora, è una gran figata sto coso, perché se voi state a vedere, guardatela, allora dovrebbe caricarlo per lungo, dovrebbe, se non dovrebbe perché non si può. Allora dobbiamo vedere se è possibile prenderlo da questa parte, dovrebbe riuscire. No ragazzi, non ci riesce, non so per che motivo, vabbè. Hanno fatto questo traspalle che è veramente gigante confronto al bancale ragazzi, e non riesce a prendere il bancale, quindi nada, non si può. Andiamo a prendere un'altra cosa, adesso questo lo venderemo e poi vi scaricherò un'altra cosuccia e vediamo un attimino cosa andare a fare. Allora adesso andiamo a venderlo subito, perché intanto è inutile che lo teniamo se non serve. Ok, perfetto, molto bene, l'abbiamo venduto mio. Ok, allora ragazzi facciamo una bella cosa, per il momento noi ci salutiamo qua, come sempre un grosso bacione, un grosso abbraccio da Vivo Libero, mi raccomando ragazzi, tanti bei like e condividete i miei video, aiutatemi a portare avanti questo canale, ok? Ciao ragazzi, ci vediamo al prossimo video.